Veloci veloci, i gol sono stati 22 oggi, partite vinte 7 e un solo pareggio, 4 vittorie esterne, Scalea, Cittadinanza, Loggiano e altri, e un solo pareggio appunto, quello tra San Biase e Siderno. Siamo arrivati a 426 gol contro i 428 dell'anno scorso, quasi uguali, solo 2 gol in meno abbiamo, mentre novità, tra le vinte e le pari siamo in perfetta media, siamo 126 a 126, 34 a 34, la media gol è 2,66, quindi è quasi uguale. I punti potenziali erano 480, ne sono stati conquistati 412, un campionato veramente vincente, ma solo per le prime, chiaramente, perché l'isola gira al 50 punti, già Cittanovese resta attaccata, tutte e due entrambe a son di gol, vanno avanti e la Vino Lamezia scivolando a Trabisacce evita al momento i playoff a tutto quanto il campionato, che anche quelli che sono dietro e che stanno facendo qualcosa di positivo, tipo la Trebisacce, e Pallana oggi è scivolata, e lo Scalea che ha ritrovato Piccirillo e ha portato 2 vittorie in casa della squadra di Forminca, e lo stesso Acri, che è la squadra del momento insieme alle prime due, direi con un Acri veramente al nono risultato utile consecutivo, 5 vittorie e 4 pareggi, si è riportata sotto, però ripeto, tutto è nelle mani della Vigor Lamezia per questi play-off. Giù chiaramente c'è la prima vittoria esterna del Roggiano, restano soltanto non aver mai vinto fuori casa il Siderno, che oggi ce n'è andato quasi vicino, e il San Biase contro il San Biase, che non ha mai vinto fuori casa. Questa vittoria esterna del Roggiano, la seconda dopo la vittoria di domenica scorsa, riapre quel miracolo che almeno pensano quelli che sono lì, che sono di Roggiano chiaramente, e quindi la sfida tra i due fratelli è stata vinta da quello di Roggiano. Poi direi che tutto è andato normalissimo, ti posso anche dare una piccola classifica, che è quella tra le partite vinte fuori casa rispetto a quelle vinte rispetto all'anno scorso. Siamo a 44 vittorie esterne contro le 48 dell'anno scorso. Mi pare di averti dato tutto, chiaramente in testa il miglior attacco è quello della Cittanovese con 48 gol, la migliore difesa è quella dell'isola Capovizzuto con 7 gol appena subiti, e ripeto, le squadre che hanno ancora il campo imbattuto sono Isola e Cittanovese.